368 su 17, maggioranza 185, favore 96 contro 272, la Camera respinge. 6.5 Silvia Giordano. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore del Governo, la votazione è aperta. Tidei. Chi non riesce a votare ancora? La votazione è chiusa. Presenti 378 votanti 364, astenuti 14, maggioranza 183, favorevoli 94 contro 270, la Camera respinge. 6.6 Grillo, prego, onorevole Dichiaro voto favorevole. Cozzolino. Montero, a titolo personale. Mantero, scusi, onorevole Mantero. Grazie Presidente. Allora, questo emendamento è molto importante e direi che potrebbe essere, diciamo, in qualche modo sistemare il pasticcio che state facendo. Qua si dice praticamente che è necessario sottoporre l'azione dell'impresa sociale alla valutazione dell'autorità garante per la concorrenza proprio per valutare il raggiungimento degli impatti sociali realizzati dall'impresa. Infatti, con questo articolo, andando ad ampliare i campi in cui l'impresa sociale può agire e andando a permettere all'impresa sociale di fare utile, rischiamo di trasformare quelle che erano associazioni, imprese che agivano nell'interesse della comunità per tutelare i cittadini più deboli, trasformarle in vere e proprie imprese. Valutare che queste imprese abbiano un impatto sociale positivo è un modo per riportare nel no profit, per ridare un ruolo sociale a queste imprese. Grazie, onore di vita a titolo personale. Sì, Presidente, se quindi voi ritenete che sia quello che abbiamo detto noi, che addirittura il parere dell'antitrust non abbia alcun fondamento, non capisco allora perché dare parere negativo a un emendamento del genere. Semplicemente noi prevediamo che l'autorità garante della concorrenza possa andare a verificare le attività svolte dalle imprese sociali. Così proprio togliamo qualsiasi dubbio al riguardo. Le imprese sociali verranno valutate, monitorate e ci potrete sbugiardare, potrete dire che il Movimento 5 Stelle e l'antitrust avevano torto e che voi avete agito nel bene. Chiaramente non lo proverete mai perché forse non è proprio così. Quindi tacitamente ci state dando ragione. Grazie. A lei, onorevole Colonnese, a titolo personale. Sì, anche perché non si capisce come mai ci sia questo interesse nel cercare di non